deve rimandare ancora una volta l'appuntamento con la vittoria, l'Alma Juventus Fano che non va oltre il pareggio contro un Celano ben messo in campo, ma che forse è davvero più del pareggio qui al Mancini non avrebbe mai osato. E pensare che la formazione marsicana era partita subito all'arrembaggio sfiorando il gol al primo minuto con Acquaro e centrandolo al secondo con Mercogliano, con la difesa granata stranamente in bambola. Undicesimo, l'Alma avrebbe l'occasionissima, un fallo di Villa su Stefanelli, induceva l'arbitro a indicare il dischetto, Antonioni però spediva a lato. Terzo rigore fallito dall'Alma in questo campionato. Diciassettesimo, si vedeva il Celano con il solito Acquaro che calciava di prima intenzione su errore difensivo della difesa granata, palla a lato non di molto. Ventottesimo, il pari granata meritatissimo con Cicino che raccoglieva una palla vacante al limite dell'area e scagliava in porta un potente pallone che si infilava alle spalle dell'incolpevole, per quanto bravo, Bartoletti. Tutt'altro tenore il secondo tempo con una sola squadra in campo, l'Alma Juventus, che però non riusciva nel costrutto, ovvero il gol. Ottavo minuto, Cicino mette giù di petto per Stefanelli che di sinistro sfiorava il palo. Sedicesimo, mischia furibonda in area marsicana, Bartoletti non tratteneva ma nessuno la buttava dentro. Al quarantesimo Marfia, nervosissimo, commetteva un fallo ingenuo quanto brutto a centrocampo su Muratori, il direttore di gara gli mostrava il rosso diretto. Alma in 11 contro 10 nel infinito recupero per l'infortunio al terzino semplice. C'era il secondo cambio, fatica per Provenzano, ma non sortiva nessun effetto. Finiva così 1-1 con un'Alma generosa quanto sfortunata che doveva ancora una volta rimandare l'appuntamento con la vittoria, almeno davanti al pubblico amico. Noi abbiamo fatto una grandissima prestazione, purtroppo abbiamo preso questo gol in avvio di partita su una nostra disattenzione, però ci sta anche che un avversario tiri in porta, come ci tirano in porta ci fanno gol, mentre noi per fare un gol, ma oggi abbiamo tirato, abbiamo concluso tanto, al di là del rigore sbagliato, ma abbiamo fatto, credo, una grandissima partita. Aggiungo che giocando così è impossibile non vincere qualche partita di fila, perché sinceramente nelle 8 partite che abbiamo giocato solo a Recanati non siamo stati all'altezza, abbiamo meritato di perdere, per il resto noi ce la siamo giocata proprio con tutti. Abbiamo avuto la fortuna di andare subito in vantaggio e paradossalmente abbiamo sofferto più il primo tempo che il secondo tempo. Il Fano ha creato 2-3 occasioni nitide da gol, per fortuna nostra che non l'ha sfruttata, compreso il calcio di rigore. Poi il secondo tempo ci siamo difesi abbastanza, in maniera abbastanza ordinata, abbiamo sofferto più le palle inattive, qualche tiro da fuori, però alla vigilia sostenevo che il Fano, non per solo quello che ho visto oggi, anche per le altre partite, secondo me è una buona squadra che non merita questa classifica e noi l'obiettivo è quello di salvarci, quindi è oro il punto preso oggi.